a Bergamo. Lo stadio è pieno, a parte i posti riservati per dividere le due tifoserie, pieno in ordine di posto. Il clima si è surriscaldato nel corso di queste ore. Tutti sono in attesa del calcio in inizio, tutti sono in attesa di dare finalmente parola al pallone. Belardi è un portiere che potrebbe essere decisivo sui calci di rigore, visto che ha parato in carriera il 66% dei tiri dal dischetto che gli sono stati calciati contro. All'esordio però un rigore a Shevchenko, l'esordio naturalmente in Serie A. Taibi, l'eroe della partita di andata, terzo spareggio in carriera, quinta partita spareggio in carriera e record. Vinse quello secco con il Piacenza contro il Cagliari per la salvezza e poi perse proprio con la maglia della Regina quello contro il Verona. Per Finardi la possibilità di chiudere la stagione imbattuto, fino adesso non ha mai perso nelle sei partite disputate da quando ha sostituito Vavassori. È tutto pronto, questa volta si parte sul serio, questa volta la parola andrà veramente al pallone. De Canio, per lui ancora non si parla di rinnovo, si aspetta naturalmente la conclusione di questa partita, però 1.26 la Regina da quando è arrivato lui, prima molti di meno. È salito Natali, c'è Siviglia e c'è Carrera. Palla per Natali, non arriva, la palla è lì, Natali, Cesare! Natali, 1-0! Da un calcio d'angolo venuto fuori così trovato, fortunato, rimpallo dentro l'area di rigore, la palla è rimasta lì e Natali l'ha messa dentro. Insomma, vanno sfruttate queste occasioni, calci di punizione, calci d'angolo in una partita così sono determinanti. Non fortunata qui la Regina, dobbiamo dirlo, per come è arrivato il calcio d'angolo. Poi assolutamente. Natali riesce a controllare in area di sinistro, a mettere la palla nell'angolo. Natali ha un po' di campo, altro lancio lungo, Bugrinec in fuori gioco, deve stare attenta però la Regina perché non sempre la linea, che non è abituata a giocare così, sale in tempo. No, non sono abituate a fare fuori gioco perché seguono sempre il proprio avversario. Qui Torresi cerca di giocare davanti, tenere la squadra più alto possibile, sono dei rischi che stanno prendendo e stanno perdendo, quindi ci stanno. Torresi, Mozart, c'è Falsini, vuole l'uno contro uno su Gautieri, Falsini che scivola, però torna, lì ancora la zona rimasta un po' molle da ieri sera. Falsini, Cozza, prova a liberarsi, 1-2, Bonazzoli, Cozza dentro, Cozza, Taibi, Francesco, Cozza, 1-1. Te l'avevo detto Fabio, palla a terra con Cozza che parte da fuori, diventa micidiale con gli 1-2. Abbiamo visto che è stato seguito da Bellini, l'Atalanta ci stava capendo poco in difesa, non sapevano se stare a zona o marcare a uomo e hanno fatto una via di mezzo e hanno subito gol su 1-2. Ecco il replay, sembrava in anticipo Taibi, arriva Cozza, stranissimo questo gol, perché non l'ha toccata sotto con la punta, la palla si è quasi arrampicata, l'ha appena toccata, la palla si è arrampicata sulla gamba di Taibi e finita in rete. Non era stata fortunata la Regina sul gol dell'Atalanta, non è stata fortunata l'Atalanta su questo gol preso così. Però la Regina ha fatto una buona azione comunque, poi certo la conclusione è stata un po' fortunosa, però insomma era da qualche minuto che stava creando delle occasioni importanti. Pronto Collina e si ricomincia, sono 45 minuti di sofferenza e speranza per Regina e Atalanta. A sinistra, prova a insistere Gautieri per linee centrali, Gautieri avanza ancora, Gautieri sempre lui, Gautieri, destro sul fondo, Gautieri cambia marcia, si è servito uno contro uno su Giranek, Bugrinec ancora, Bugrinec ha recuperato la difesa da Bo, deviato, Belardi, ancora una grande partita, 8 minuti, 1-1 tra Atalanta e Regina, ancora dentro, Rossini sbuca, arriva Diana, Rossini meglio, fuori per Bellini, traversone di prima, finta e la spinta clamorosa di Mozart su Bugrinec, ancora per Cozza, dentro ancora Cozza per Diana, splendida palla, Bonazzoli alto sulla traversa, che partita di Cozza, cerca di far vedere il suo estro, ancora Pinardi, poi la palla dentro, buona Bugrinec, la palla è lì, Belardi, ancora una mischia, ha salvato Belardi su Gautieri.
Pinardi vicino al pallone, accanto Rustico, pronto a traversone, lo scambio tra due, pronto ancora Pinardi, vuole il cross, dentro, Pia! Sul fondo! No, questa è un'altra grandissima occasione, si sono fatti sorprendere sul calcio d'angolo, l'hanno battuto velocemente, hanno avuto tutto il tempo per mettere dentro questa palla e di testa qui bastava centrare la porta, non l'ha trovata per pochissimo. È pronto a rinvio Belardi. Se ne sono andati 40 minuti, ora siamo nel gran finale, sta per entrare Morabito, uscirà Bonazzoli, colpo di testa di Zauri, Mozart vuole dare un po' di respiro, poi arriva forse con una mano Diana, riesce a vincere il contrasto, va dentro Di Michele, vuole il pallone, Diana viene avvantaggiato dal movimento, Bonazzoli, Emiliano, Bonazzoli, 2-1! Tutti i giocatori dell'Atalanta disperati, adesso all'Atalanta servono due gol in 5 minuti più recupero. E sono ripartiti molto bene, con Di Michele che rimane largo, ha preso la palla, ha puntato, non ha voluto andare lui alla conclusione, ma ha servito Bonazzoli che arrivava rimorchio da dietro, ha calciato molto bene di sinistro, l'ha tenuta bassa all'angolino, non c'è stato nulla da fare per Taibi. Una parte del pubblico dell'Atalanta se ne sta andando, secondo me non è giusto, prima di tutto perché abbiamo assistito in altre finali, perché questa è una finale a qualsiasi cosa, e poi perché questi giocatori che hanno giocato questo secondo tempo comunque di livello non se lo meritano. No. E allora Collina dice che basta qui, tutti sotto la doccia, la regina resta in Serie A, l'Atalanta retrocede, c'è subito cozza con Simone La Rocca. Immensa! Una gioia immensa, è una vittoria dedicata a mio padre che non c'è più. 5 gol in campionato, questo è forse il più importante. Sì, questo è il più importante, sono contento per i nostri tifosi e soprattutto per Reggio Città. Bravo a tutti! E io immagino cosa starà succedendo.